Sabato 23 febbraio alle ore 10.30 si terrà a padula presso l'aula consiliare della Comunità Montana Vallo di Diano un seminario tecnico per approfondire i contenuti e fornire eventuali chiarimenti agli interessati in relazione ai primi due bandi pubblicati dal Gal Vallo di Diano in merito alla misura 19 del PSR Campania 2014-2020. Con delibera numero 1 del 30 gennaio 2019, infatti il CDA del Gal Vallo di Diano. Ha approvato la versione definitiva e la data di apertura e chiusura dei termini per due tipologie di intervento relative alle misure 411 e 641 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. In merito alla prima misura, supporto per gli investimenti nelle aziende agricole, il bando prevede un'erogazione di aiuti per un importo complessivo di 600.000 euro in favore delle aziende agricole dei comuni dell'area del Gal Vallo di Diano. La seconda misura invece ha come oggetto la creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole ed il bando prevede un'erogazione di aiuti per un importo complessivo di 200.000 euro per le attività agrituristiche all'interno dei comuni dell'area del Gal Vallo di Diano. Le due tipologie di intervento saranno illustrate nel corso del focus che si terrà sabato in Comunità Montana alla presenza dei referenti di Misura rispettivamente Giovanni Desio e Daniele De Donato. Il CDA del GAL ha fissato fino al 28 febbraio la pubblicazione della preinformativa dei richiamati bandi. A partire dalle ore 9 del 1 marzo 2019 e fino alle ore 16 del giorno 31 maggio 2019 saranno invece in vigore i termini di pubblicazione per la presentazione delle domande di sostegno da parte degli interessati. All'incontro prenderanno parte tra gli altri il presidente del GAL Attilio Romano, il coordinatore del GAL Italo Bianculli e la dottoressa Rosanna Lavorgna.